Sto svenendo. Eccolo, eccolo! Barbuto sempre piaciuto. Benvenuti in questo nuovo video. Nel video di oggi, ragazzi, sarà un video estremo perché andrò a scalare una montagna altissima. Andrò ad alta quota, Barbuto in alta quota, ragazzi. Andrò tipo in montagna e supererò i 2000 metri. Sarà un'esperienza assurda. So che venerdì e domenica non sono usciti video, ma purtroppo ho avuto dei problemi. Non sono stato male, non problemi gravi. Diciamo che mi sono concentrato su altre cose che poi vedrete più avanti. Nulla, quindi oggi andrò in montagna. Sarà un'esperienza, come ho detto, dura, faticosa, estrema. E fatemi sapere, una volta che avete visto il video, se vi piacciono questi tipi di video. Se ne volete altri, fatemelo sapere nei commenti. Ovviamente, se siete nuovi, commentate con hashtag nuovo iscritto e iscrivetevi al canale, che cerco di dare il benvenuto a tutti. Volevo anche dirvi una cosa importantissima, però ovviamente non quittate adesso il video, guardatevelo e poi andate. Venerdì alle ore 21 ci sarà una super maratona, sarò in diretta 24 ore e non qua su YouTube. Trovate il link in descrizione nel primo commento del link dove appunto farò la diretta. Quindi mi raccomando, vi aspetto perché sarà una diretta incredibile. Probabilmente mi taglierò i capelli anche perché in 24 ore dovrò far qualcosa. E nulla, andiamo a scalare la montagna. Nuovo look quello di oggi, guarda qua, che ciuffo. Ah, ragazzi, sono le 10, sono appena arrivato in montagna. Si gela, fa un freddo che si gela. Ci aspetta una lunga camminata. Sono già stanco, 5 minuti che cammino. L'altra volta ci avevano fatto lasciare la macchina più su. E oggi c'è un botto di gente. Sapete che hanno visto le storie settimana scorsa? Oggi tutti qua. E quindi hanno chiuso i parcheggi e abbiamo dovuto parcheggiare un botto sotto. Dobbiamo camminare un bel po' e poi iniziare la scalata per i 1800 metri. Ah, sarà faticoso, ragazzi. Allora, sono arrivato più o meno a metà strada. Metterò una clip dello stesso punto. L'altra volta provavo le treccine. C'era un vento assurdo, mi volevano le treccine. C'è codini che mi volano. C'è un vento incredibile. Mi sono dovuto mettere la maschera perché c'era un botto di gente oggi. L'altra volta non c'era nessuno. Ora vi faccio vedere un po' il panorama qua, che è grandioso, ragazzi. Eccolo. Il panorama che fa vedere Barbuto mi è sempre piaciuto. Ma che belle casette, ma che belle casette, che belle casette, che spettacolo. Ragazzi, ci aspetta una lunga camminata, da qui non si vede, ma è dura. Siamo già saliti tantissimo. Tutta quella strada era quella dove stavo riprendendo prima. Ragazzi, sono completamente distrutto, sto sudando tantissimo. Ah, ci siamo fermati nuovamente, qua ho riempito una bottiglia d'acqua. Che c'è una fontana qui, acqua freschissima, dolce, bella, buona. Adesso piccola pausa e poi ricominciamo. Dobbiamo salire tutto lì. Non so quanti metri siamo, ma dobbiamo arrivare tipo ai 1800. Poi se ce la facciamo ancora saliamo di nuovo. Però non so. Lo beviamo? È a sete, eh? È a sete, sì. Fallo bene, va. Così per un po' siamo a posto. A posto? È pieno. Ok. Giù. Qua è dura. Qua è dura. Abbiamo già salito. Ce la faccio. Non riesco neanche a parlare, ragazzi. Qua è difficile, eh. Ciao, niente. Ragazzi, sono distrutto. Questo caldo, questa fatica mi sta dando la testa. Ragazzi, guardate che spettacolo. Anzi, che spettacolo. Il Barbuto è sempre piaciuto. Guardate che c'era, incredibile. Ragazzi, consiglio a tutti ogni tanto di andare a farsi queste camminate in montagna, a qualsiasi parte. Davvero bene alla salute, al corpo, alla mente, tutto. Relax totale. Faccio vedere anche qua che bel paesaggio. Tocca ancora salire. Non siamo, penso, siamo poco più di metà. Lì c'è addirittura la neve, raga. Dobbiamo arrivare lì. Ovviamente no. Dobbiamo arrivare lì. È un casino qua, è un casino. Prendere una scorciatoia. Peggio rovi. Sto per uccidermi. Però, ragazzi, la vista è grandiosa. Attenzione. Eccolo. Oddio. Sicuro? Non no. so. Ci tuffiamo. Oddio. Anzi, siamo quasi, dico quasi, arrivati. Saliremo sicuramente ancora, arriveremo alla diga. Qua siamo a 1800 cazzo di metri. E l'uovo che mi sono portato da casa è ancora qui. Un laghetto molto bello, dopo lo faccio vedere da più vicino. Adesso ci sdraiamo, stiamo morendo col lago. Attenzione, qualcuno si sta per buttare. Attenzione, ha deciso di farla finita. Gli ho detto non uscire dalla cantina stamattina quel bambino. È uscito e adesso vuole buttare. Ah, che bello, raga. Bellissimo. Mamma mia, ragazzi, fantastico, fantastico. E l'uovo è ancora qui. Asciugamano c'è. Pizza c'è. Acqua gelata riempita la fontana. C'è. Adesso. Relax, finalmente. Mamma mia, pizzeria. Berlusconi. Pizza with coglioni. Lanciare la nuova moda, calzini diversi, diversi, way. Allora, siamo ripartiti con una bella pescanoce. Scusate i capelli, sono sdraiato un attimo, sono tutto spettinato.
Oh. Adesso arriva la parte difficile, ragazzi. Si sale ancora, fin qua tutto ok, tutto bene, stancante, ma diciamo nella norma. Si riparte. Abbiamo fatto una pausetta, pausa pranzo. Adesso arriverà la parte difficile. Preparatevi a vedermi soffrire. Ogni tanto mi viene l'aria da moscia. Ogni tanto vi mostro un po' il paesaggio, diventa sempre sempre più bello. Dobbiamo salire ancora, però siamo già belli alti, eh. C'è un paesino, però lì c'è un botto di gente, quindi eviteremo di andare. Stavo facendo vedere davanti, ma raga, guardate dietro. Cioè, dietro è incredibile. Wow, bellissimo, ragazzi, mi sento emozionato. Emozionato proprio. Bellissimo. Avete presente quei sfondi predefiniti del desktop? Questo. Lo faccio qua, in mezzo al sentiero. Che cosa? La cacca. Ragazzi, la strada è lunga, tortuosa e faticosa. Ma quando arriveremo là sopra, eh? Quando arriveremo là sopra, ragazzi, morirò. Morirò. Però morirò soddisfatto perché sono arrivato là sopra, ragazzi, sulla cima. Oh, ragazzi, oddio, stavo per cadere malissimo. A voi sembra che camminerò da praticamente 2 minuti, 3 minuti, non so adesso a che punto siamo nel video. In realtà siamo partiti stamattina, che erano le 8, abbiamo fatto il pezzo di auto. E... raga, sono distrutto. Questo per me sarà un video avventura, un'avventura in montagna, sopravvivenza. Testo i miei limiti. Settimana scorsa ero venuto in montagna e mi ero fermato qua al lago, che si chiama Lago delle Streghe. E oggi provo a superare i limiti miei, ovviamente, non di chissà chi. Salendo ancora. Scusate se parlo così col fiatone, raga, ma sono completamente distrutto. Non sono abituato. Sto facendo queste lunghe camminate. Oh my fucking god. Dico sempre, la salita sarà dura, ma il panorama sarà fantastico se ci arrivo. Vedo un punto d'arrivo. E la diga, siamo quasi, ci siamo. Ci siamo. Mamma mia, ragazzi. No. Incredibile. Ancora da salire, però. Vi faccio vedere meglio il panorama. Eccolo. Sono io. Questa faccia neanche non ci crede nessuno. Questo video sarà più sospiri che parlato, ragazzi. Sono sudatissimo. Gente che ora mi dà fastidio. Questi posti dovrebbero essere in totale silenzio. E vedete, parla a bassa voce. La gente che urla. Cioè, uno viene in montagna per rilassarsi, ragazzi. Un po' di rispetto. Sentate quanto cazzo urla la gente maleducata. Ok, ho preso un attimo il respiro, ragazzi. Adesso posso chiacchierare. Ho paura che mi voli il cappello. C'è un vento incredibile. Un po' caldissimo. Cavalli. Sono un po' nervoso, ragazzi. Una stanchezza. Ragazzi, allora qua c'è tutto il lago. Siamo quasi arrivati, dobbiamo salire ancora. Qua è una, diciamo, una pausa. Comunque questa era una tappa che volevo fare. Siamo arrivati e adesso ci fermiamo un attimo qua per godere questo panorama. Dopodiché si dovrà ancora salire, non è ancora finita. Spero continuerete ad accompagnarmi in questo viaggio estremo che faccio per la prima volta. Fatemi sapere se vi piacciono questi tipi di video, potrei portarne degli altri. A me piace molto. Se non riprendo molto è perché mi voglio godere comunque l'esperienza. Però voglio anche, nel senso, fare questo tipo di video anche per motivare le persone a fare questo tipo di cose. Perché secondo me ce ne perdiamo tantissime. Le persone, da quando c'è stata la quarantena, ho iniziato ad apprezzare molto di più tutti questi posti, tutte queste esperienze, tutte queste camminate, eccetera eccetera. Perché star chiusi in casa per 3 mesi è stato brutto da una parte. E non ci rendiamo conto, ma ci perdiamo tantissime cose. Bene, dopo questa chiacchierata intima tra me e voi, volevo farvi vedere anche dietro di me l'altezza reale. Ecco qua, questa è l'altezza reale da quanto siamo saliti. Tanto l'idea, però secondo me potete ben notare che è altissimo. Qua siamo circa a più di 2000 metri. Invertebrati, si riprende con la salita. Ci siamo, ragazzi. Ragazzi, qua terribile la situazione, eh? Terribile. Guarda, voilà. Ragazzi, ma questo è un coglione. Ci siamo, questo è altro che canyon. Ok. Ma veniva a prendere il cane. Ragazzi, letteralmente non ce la faccio più.
abbiamo addirittura trovato la neve. Siamo letteralmente altissimi, addirittura ho trovato la neve. Raga, sto svenendo, non ce la faccio più. Siamo arrivati in cima, vi lascerò con qualche clip finale dei panorami. E niente, grazie per avermi accompagnato in questa avventura. Ci vediamo alla prossima. Ciao belli. La prossima missione sarà scalare l'Everest. Ci siamo. Mamma mia, che vista, ragazzi.